42 Ciao popoli Lega Nerd, sono a Milano al The Space Odeon per l'anteprima di The Startup, il film su Egomnia e sul suo creatore Matteo Achilli. Ho intervistato per voi il regista Alessandro Dall'Atri insieme ai due protagonisti. Se siete curiosi di sapere quello che mi ha raccontato, io vi consiglio di restare con me. Avevate già sentito parlare prima di Egomnia, della storia di Matteo Achilli, e quanto ne sapete del mondo delle start-up? Personalmente non avevo mai sentito parlare né di Matteo Achilli né di Egomnia, quindi la prima volta che ho letto la sceneggiatura e ne abbiamo parlato è stata anche la mia prima scoperta di questa persona, di questa start-up. In quanto startup, di per sé anche di questo non sono molto, insomma, non è il mio campo. No, neanch'io conoscevo la storia di Matteo e mi ricordo quando me l'ha raccontata Alessandro la prima volta sono crollato, ma soprattutto perché volevano farci un film su questa storia, finalmente è una storia bellissima e soprattutto sono molto sincero, anch'io credo che si parli un po' troppo poco dell'ambiente delle startup e io sono il primo a ignorare gran parte di quello che in realtà avviene e a questo punto forse spero che il film invogli sì. A parlarne, insomma, possa gettare un faro su questo mondo che credo sia molto più vasto di quello che si pensi. Ed è in divenire soprattutto. Sì. Io ho scoperto la storia di Matteo Achilli proprio con questa avventura, nel senso che quando Luca Barbareschi, che è il produttore, mi ha proposto di fare questo film, mi ha raccontato questa storia e sono un po' caduto dal pelo, nel senso che non sapevo proprio l'esistenza di questo personaggio. E mi è piaciuto il fatto che un produttore avesse in qualche modo, come dire, puntato un argomento, perché questo secondo me già era una startup in qualche modo, era già un'idea. Questo film è una startup. È l'idea di raccontare qualcosa che, come vedi, molti non sapevano e non conoscevano, quindi già c'era un progetto secondo me interessante sul piano proprio della creatività. Svilupparlo è stata la vera startup che abbiamo messo in piedi, dove servivano dei giovani, dei talenti peraltro, dei giovani talenti, ma anche il contributo invece di tanta altra esperienza, perché poi noi parliamo tanto dei giovani, ma nel film ci sono anche degli attori fantastici che sono... Tra l'altro sono gli attori che vengono dal teatro e che molto spesso vengono disattesi dal cinema, che molto spesso il pubblico non conosce. Questo è stato un film pieno di creatività da quel punto di vista. Il mondo delle start-up lo conosco perché viaggio molto all'estero e lo conosco più grazie all'estero che a quello che viene fatto in Italia. Ci sono delle riviste tipo Wired che si sono occupate del mondo delle start-up, ma quasi sempre soltanto in funzione del successo di una start-up e mai... quel mondo non rappresentato degli start-upper, che sono ormai una generazione, che sono una forza che secondo me andrebbe, come dire, valorizzata, incrementata. Una delle cose che mi ha colpito di questo film è che molte start-up famose, che diventano, non sono italiane e sembra che noi in Italia non le produciamo. Invece non è vero, sono italiane, ma molto spesso per... come dire, evitare la pressione fiscale che viene praticata in questo paese sugli start-up, vanno a depositarle all'estero. Allora sarebbe molto interessante se per esempio chi ha il quadro di comando decidesse che magari andrebbero defiscalizzate opportunità che sono un bene comune, sono un bene per il paese. Matteo Achilli ha fatto una cosa molto forte oltre che aver avuto questo coraggio, la sua start-up è rimasta in Italia. Ha creato lavoro, ha una ventina di dipendenti, paga le tasse in questo paese, ha affrontato anche questa difficoltà. Quindi una delle cose che mi era piaciuta molto del personaggio era proprio questa. Credo però che questo film sia un film importante per tutti quegli start-up che non hanno visibilità. Dire che esiste una realtà di questo tipo, promuoverla, significa secondo me una forza per loro per poter magari rilanciare quella creatività che in questo paese è molto spesso penalizzata. Com'è stato raccontare questo film per lei, fatto da giovani, di una realtà di giovani, però da un punto di vista molto maturo, e com'è stato invece per voi attori appunto avere questo rapporto particolare, no? Essere diretti comunque da una persona, una visione più matura, però su una storia con persone tra l'altro non solo coetanei, ma che esistono praticamente, hanno la vostra stessa età. La cosa bella è stata che mentre lavoravamo ci siamo resi conto che sentivamo la stessa musica,
che frequentavamo gli stessi ambienti, che pensavamo nello stesso modo, no? Questo secondo me è stato bello, perché allora c'è stata una circolarità delle idee e nello stesso tempo sono caduti tutti i pregiudizi, quelli appunto che ti dicevo prima, no? Questa debolezza giovanile raccontata sempre come degli sdebosciati ha rotto un po' le scatole, no? E invece secondo me la cosa bella è condividere, cioè fare lo sharing delle proprie esperienze. Credo che questo sia un film che ha fatto questo, però lasciamolo dire a lui. No, la cosa bella con Alessandro è che comunque si è messo al nostro livello e allo stesso tempo è stato in grado, con una grandissima umanità, di dirigerci. Per me è fondamentale, comunque per la prima grande esperienza al cinema come protagonista femminile, e quindi sì, è stato bellissimo. Io penso che Alessandro sia stato in grado di assottigliare appunto quella differenza che c'era tra di noi, ma più che altro girare questo film mi ha fatto capire quanto in realtà le nostre generazioni sono diverse ma spesso anche vicine al giorno d'oggi, e veramente noi ascoltavamo la stessa musica. Mi presentavo, io stavo ascoltando Bob Moses, ma dai, non ci posso credere, pure io ieri stavo ascoltando... E allo stesso tempo questa sorta di condivisione che c'era sul set si riflette sul film, in quanto il film non è un film per giovani, punto. Cioè è assolutamente un film per tutti, cioè da una generazione più adulta ai ragazzini. Parla di un quadro che è molto specifico, che è quello dei ragazzi giovani, però è in qualche modo parla anche di tutti e del mondo, della società in cui viviamo, quindi è per forza è un film per tutti. Io credo che questo è un film che veramente i giovani sicuramente devono vedere, perché parla di loro in maniera, secondo me, corretta, nel senso che non c'è mai un pregiudizio nei loro confronti. Ma la cosa interessante è che dovrebbero vederlo anche i loro genitori. E i nonni anche, perché con le loro pensioni spesso sono l'istituzione sociale più funzionante in questo paese. Però la cosa importante credo che sia anche invece che i genitori e la famiglia facciano quel supporto, che ormai non ce n'hanno altri supporti questi ragazzi, che è quello non soltanto dei capitali, ma il capitale effettivo più importante, che è la fiducia, che è proprio lo stimolo a credere in se stessi e abolire in qualche modo quella disillusione che viene invece praticata costantemente nel dire qui tanto le cose non funzionano, tanto non... il pezzo di carta non serve a niente, è inutile, cioè sono solo i raccomandati. Allora questa filosofia secondo me va abbattuta e soprattutto va combattuta. Matteo Achilli è un warrior di questa battaglia e noi siamo stati felici di averlo rappresentato. Perfetto, vi ringrazio. Grazie. Sarà nato in Italia Steve Jobs, non gli davano manco il mutuo per la prima casa. Riprenditi il posto che meriti, tu sei più bello di loro. Sei pronto? Sì. E Gomnia sarà il motore di ricerca che vi porterà dove vi meritate di arrivare. Ci sono un botto di iscritti da quando siamo online. Siamo interessati ad acquisire Gomnia. Avrei il 100% della società, mi dà più libertà di movimento. Io ho lavorato con te, tu hai lavorato per me. L'unica cosa che ti interessa è sempre la stessa. Te, te e te contro tutti.